Bella Moddari, sono Rapa e benvenuti in questo nuovo spotlight. Prima di iniziare voglio ringraziarvi per i 3.000 iscritti e sono arrivati veramente molto presto. Almeno io non credevo di riuscire ad arrivare a questa cifra in così poco tempo perché con Rapa HD ci ho messo veramente tanto ad arrivare ai 1.500 iscritti che avevo. E mentre qui veramente pochissimo tempo, nel giro di 3 mesi. Sono arrivati veramente tantissimi iscritti e quindi vi ringrazio. E vi ringrazio soprattutto perché siete presenti, cioè commentate, mettete mi piace. E quindi grazie mille. E poi ho altre due cose da dirvi, cioè che a più presto farò una sorpresa. E poi che con le nuove versioni di Minecraft che arriveranno, aggiungeranno una cosa molto carina, cioè le texture le modificheranno. Più o meno come le texture pack, almeno così ho letto. Ora credo che non sia giusta la notizia, però più o meno è vera perché cambieranno molte texture pack e quindi Minecraft sarà, diciamo, la grafica di Minecraft sarà un po' più bella. E poi, visto che siamo alla 1.4.7, pochissime mod sono state aggiornate, quindi ho voluto fare questa. Questa appunto è la Too Many Items. Come vedete qui ci sono. C'è dell'acqua che non, diciamo, non cade, non cade. E questo perché l'ho presa con Too Many Items, infatti ho trovato l'acqua statica ed è molto bello perché non l'avevo mai vista. Più o meno, cioè l'avevo vista grazie a MC Edit, però basta, solo questo. E poi voglio dirvi un'altra cosa, c'è no. Cioè no, voglio dirvi un'altra cosa, voglio farvi vedere le due nuove funzioni che hanno aggiunto i Too Many Items. Naturalmente vi faccio vedere anche le vecchie, che già che ci siamo. Allora, questa è sempre quella per eliminare gli item. Questa invece è Survival Mode, cioè mettiamo in Survival, questa in Creative e questa in Avventura. Poi questa mettiamo in Rain Snow, sarebbe la pioggia, oppure la neve. Poi questo qua è il sole. Questi sono, diciamo, più o meno il meteo, non so come dirvi. E questo invece è per cambiare difficoltà. Questo quando abbiamo poca vita o cibo. Questo invece è quello che state vedendo ora, dove ci sono tutti gli item da prendere. Questo invece per mettere gli item preferiti che noi, ad esempio, se vogliamo, che ne so, dobbiamo fare in questo modo, credo. Drop item here. Alt click. Dobbiamo droppare gli item qui, quindi ad esempio mettiamo questo qua e qui c'è l'item preferito che vogliamo prendere sempre. Mentre questo serve per incantare un oggetto, come ad esempio questo, gli mettiamo quello che vogliamo e poi make per crearlo. Come vedete, l'ho creato. E poi questo invece per creare, aspettate che elimino un attimo tutti questi oggetti. Questo invece per creare una pozione. Qui infatti decidiamo la pozione da creare, qui la speed per esempio l'oggetto, cioè no, l'effetto voglio dire, da aggiungere, ad esempio mettiamo invisibilità, mettiamo 6 minuti, mettiamo 3 e basta. E poi mettiamo make e così, guardate, bevendola, ecco, ora sono invisibile. Come vedete funziona. E poi abbiamo quest'altra per creare i fuochi d'artificio. Solo che non credo sia utile ormai perché Capodanno è passato, però comunque ve la faccio vedere. Allora, mettiamo make. Ok. E come vedete, fa fuochi d'artificio ed è molto bella. Aspettate che voglio provare una cosa. Cioè, passa nell'acqua. Boom. E comunque video è già finito, grazie ancora per i 3.000 iscritti e vi invito di nuovo a mettere un mi piace su Facebook perché lì vi aggiorno un po', infatti più o meno, cioè ogni volta che ci sono news riguardo Minecraft mod io ve le scrivo lì e quindi noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!